Master Studi, l'onorevole Romeo Ricciuti, lunghissima esperienza politica parlamentare, non solo, ai massimi livelli nazionali e regionali, benvenuto. Grazie. E andiamo verso 2 anni che saranno intensissimi di campagna elettorale quasi continua praticamente. Le amministrazioni comunali si sono rinnovate, si va verso il rinnovo dell'amministrazione, anzi prima di tutto del governo nazionale e poi dell'amministrazione regionale in Abruzzo, sarà una fase intensissima. Dalla sua esperienza, come vede lo scenario innanzitutto sul piano nazionale? Quali coalizioni ci saranno in campo secondo lei o è ancora presto per fare un po' la mappa? Ma da come si sviluppano le cose oggi in politica? È tutto imprevedibile, perché quello che era inimmaginabile ieri diventa certo. Reale domani. E così come rapidamente si formano queste cose, diventano già vecchie immediatamente dopo. Ma in passato, perché c'era, soprattutto nel dopoguerra, perché c'era scarsa esperienza nella vita politica, perché il fascismo aveva quasi impedito totalmente di fare le cose, si riformarono più o meno gli stessi partiti si riformarono che c'erano prima del fascismo e si andò avanti per un lungo periodo prevedendo le cose che dovevano avvenire e si andò avanti in questa maniera, facendo dei partiti i mediatori più importanti del consenso popolare. Ma c'era una premessa. Sì. Chi si avviava alla politica aveva una missione davanti, che era quello dell'interesse generale. Mm-hmm. E non credo che oggi sia così. Cioè, l'individualismo oggi ha corroso i principi fondamentali della politica e si pensa soltanto ad andare avanti in questa direzione. Le cose molto spesso vengono decise al di là e al di fuori delle persone stesse che sono impegnate nella politica e la gente si sente poco rappresentata, c'è questa crisi gravissima, la presenza di movimenti qualunquisti che già si erano verificati in Italia negli anni 40, però negli anni 40 durarono pochissimo, furono proprio una vampata e poi si ritornò a ragionare attorno alle cose. Io credo che oggi pensare già da questo momento a quello che accadrà durante le elezioni e dopo è ancora prematuro. Comunque io vedo che anche le formazioni nuove che si stanno affacciando all'orizzonte non hanno quell'interesse per la gente che potrebbe far pensare a qualcosa di nuovo, di rivoluzionario che viene fuori. Montezemolo le piace? Ma sì, è una persona che ha avuto successo nella vita, però io non credo che abbia quell'appeal per richiamare le folle attorno a lui. Ecco, io credo che sia già una cosa datata, è una persona già poi di una certa età, non è giovanissimo anche lui. Certo. Né c'è da condividere il movimento per cui questi giovani vogliono rottamare tutto quello che è l'esistente. E questo sì. È per Renzi. E beh, Renzi, però bisognerebbe pensare che rottamare tutto rischiamo poi di mandare ai posti dove bisogna pensare la coda invece che la testa. E a me hanno insegnato al liceo classico, nelle traduzioni dal greco, che c'era il giovane che allo stadio si alzò in piedi e cedette il posto al più anziano. Pensa a istituzioni come la Chiesa e come tante altre istituzioni pubbliche che privilegiano gli anziani perché hanno una saggezza diversa. Oggi è vero, il mondo sta cambiando rapidamente e bisogna dare spazio ai giovani. Sì, però
ecco, che non sia soltanto un problema di età il pensare. Anche di capacità. E anche di capacità. Io spero che comunque tutte le formazioni che stanno venendo fuori e quelle che già sono su piazza incominciano a recuperare quel senso della missione che avevamo noi quando eravamo avviati alla politica. Noi dovevamo pensare agli altri prima di tutto, all'interesse generale prima di tutto. C'era anche poi un 20% che riguardava noi stessi. Sì, però se non c'è la mediazione fra i partiti, dei partiti, e si va così, quasi all'avventura, io non so dove si vada a finire. E credo che ogni tentativo che sarà fatto non andrà a buon fine, perché il continuare a decidere al centro potrebbe essere, senza un bilanciamento, potrebbe essere anche negativo. In passato, quando c'erano forti partiti, si poteva anche pensare bene alle preferenze. Io sono ancora per le preferenze, però basta che preferenze senza il bilanciamento di un forte partito che sappia tenere la barra al centro in ogni momento, non funziona. Non lo so dove può andare a finire anche questo. Quindi noi ci stiamo preparando al nuovo, ma un nuovo che è ancora oscuro. Ragionato. Senta, Monti, per quello che pensa lei, sarà ancora in campo, sarà della partita? Ma io spero di no. E spero di no, non perché non mi piaccia Monti. Monti sta facendo il suo lavoro, ma bisogna mandare al Parlamento persone scelte dal popolo. Non possiamo delegare ad altri. Allora la democrazia non ha più un significato se dobbiamo andare fuori da quelli che sono eletti dal popolo. O la democrazia esiste o non esiste. E io sono perché si ritorni al sistema democratico in maniera completa e totale. Lui sta facendo delle cose che gli altri non hanno fatto, dicono. Sì, però non vorrei che queste cose andassero solo a vantaggio di grandi istituzioni come le banche e gli altri, e a pagare tutto quanto questo discorso siano soltanto quelli che hanno poco, che sono quelli che in questo momento sono più oberati dei provvedimenti che stanno venendo fuori. Per quanto riguarda quindi le previsioni, io credo che non ci sarà un grande spostamento di voti dalla destra alla sinistra come si pensa. Certo, queste nuove formazioni stanno dimostrando, queste qualunquistiche, stanno dimostrando di avere una presa, perché lo scontento nella popolazione è notevolissimo, e assieme a questo ci si aggiunga quelli che non vanno proprio a votare perché non si fidano. E poi queste nuove formazioni stanno già mostrando la corda, perché all'interno stesso ci sono rivoluzioni di gente scontenta, le fronde, di gente che, certo, e quindi sono già prima di nascere, sono con il tarlo dentro. È già il capo che lei non nomina, Beppe Grillo, ha detto decido io, ecco appunto. Quindi se bisogna andare al decido io, non c'è bisogno neanche domani di andare a chiedere il voto popolare. Certo. Ritorniamo proprio alla dittatura completa in tutte le sue forme. L'addio di Berlusconi è definitivo, secondo lei? Io non credo. Berlusconi potrebbe essere ancora molto utile, potrebbe essere utilissimo. Lui sta facendo un giro adesso, mettendo i suoi uomini migliori in prima fila, giovani che possono certamente riscuotere grande consenso popolare, ma che mostrano di saper con saggezza amministrare e governare. E questo è un fatto positivo, così come sta avvenendo anche in altri partiti. Chi si muove meglio? Beh, il PD sta facendo un dibattito profondo e produttivo. Io spero
che possa portare anche buoni risultati. Per quanto riguarda il resto, Casini troppo ondeggiante da destra e da sinistra, se va in questa formazione che ha messo in piedi Montezemolo, non lo so se lui avrà lo spazio per poter primeggiare ancora all'interno. Ecco, quindi insomma ci sono molti molti interrogativi. Io l'augurio che faccio è che le liste vengano certamente alleggerite di tutti quanti quelli che hanno dato l'impressione di non pensare troppo agli interessi generali, ma hanno privilegiato gli interessi propri. Quelli certamente sono per me impresentabili, e che scelgano anche negli altri strati, negli altri settori della pubblica amministrazione, dove ci sono più giovani che si sono distinti, giovani ed anziani che si siano distinti a dimostrare che le cose le sanno fare. E ricordiamoci che a noi insegnavano che la politica è fatta di 3P: prevenire, programmare e provvedere. E adesso però queste tre cose non è che sono qualcuna salta. È appunto, io vorrei che si ritornasse a quella politica lì. Quella politica di... Parliamo anche di elezioni regionali, verso l'avvio del quinto anno di mandato di Gianni Chiodi, uno di cui lei è stato predecessore. Qual è la sua valutazione? Si è trovato con un'amministrazione dissestata, ecco, ritorniamo all'oggi, e lui è stato così oberato di cose da fare per rimettere in sesto l'amministrazione e per ritrovare la via senza penalizzazione per la popolazione abruzzese, che certo non è apparso tutto quanto lo splendore di una nuova amministrazione che avesse voluto pensare meglio al futuro. E non si deve, secondo me, crogiolare con le cose che ha fatto, perché le cose che ha fatto sono comunque impopolari. Il riassetto delle finanze per la sanità ha portato sacrifici ai cittadini. Certo. Questo non è un grande merito per lui se l'ha fatto, perché la gente ne sente ancora il peso di quello che ha dovuto sopportare. Lui, prima di finire la sua amministrazione, deve fare intanto un programma di fine legislatura brillante, scegliendo cose che si possono fare e non si possono fare. Una scelta che io avrei fatto se fossi stato presidente: utilizzare in maniera diversa i 40 milioni che sono avanzati per la gestione della sanità. Io avrei fatto delle cose precise, perché distribuire 90 euro per persona o per famiglia non sposta. È una cosa, sì, in generale è un fatto molto positivo, perché per la prima volta si comincia a pensare di abbassare le tasse invece che alzarle. Però bisognava scegliere, ecco, questo è il dovere di scegliere, programmare e provvedere. Certo, provvedere sul mio dono. Questa è la cosa che lui deve tenere in conto. Quindi fare il programma di fine legislatura e pensare a linee di sviluppo per il futuro della nostra regione. Dare a tutti quanti la speranza di poter fare una cosa diversa, perché questo porta consenso. E io non credo che, quindi, dicendo noi abbiamo risanato, non è sufficiente. Ma basti guardare un po' indietro. Winston Churchill fu fatto fuori dopo aver fatto la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, proprio perché la gente era affamata e non voleva più sacrifici. Non basta vincere. Lacrime e sangue l'avevano fatto mentre si doveva vincere. Certo. Dopo che la guerra era finita non bastava. Ecco, io vorrei che si pensasse in questa direzione. Ha un grande merito finora quello di non essere stato trovato a fare cose personali, come è avvenuto nel passato, perché qui è vero che si era fatto il rinnovamento di una classe politica appena dopo
il 92-94. Sì. Però ecco, se pensiamo soprattutto all'Adriatico, tutta quella classe politica fatta di giovani è andata in galera tutta quanta. Ma non è possibile che si faccia una cosa di questo genere. Ora, è vero che non tutta la classe politica è colpevole di cose di questo genere, però bisogna assolutamente riportare ad eccezioni fatti che non siano corretti. Non la regola. Io ricordo che ho fatto il presidente della regione per oltre 4 anni e di non aver avuto una comunicazione giudiziaria, neanche una. Nella giunta che presiedevo io c'è stato un fatto soltanto, un assessore che andò a finire in galera perché aveva fatto nell'urbanistica il suo assessorato una cosa che non andava bene. Noi lo cambiamo in 24 ore, lo sostituimmo e si ricucì tutto, ma tutti furono convinti che le cose stavano in questa maniera. Io adesso non voglio vantarmi, non è un vanto, perché era normale che si dovesse andare in quella maniera. Io vorrei che nell'amministrazione, dappertutto, a cominciare dal basso fino all'alto, si ritrovasse questa volontà, questo impegno di servire la gente e non assolutamente di, ecco, di farsi trovare con il dito sulla marmellata. Le chiedo una previsione, se vuole farla: chi sarà lo sfidante di Chiodi per il centrosinistra e chi sarà poi il prossimo presidente della regione? Uno nuovo o verrà confermato l'attuale? Il prossimo presidente della regione spero che sia ancora Chiodi e senza il compito gravoso è cattivo che ha avuto fino adesso, quello di dover mettere le tasse per risanare la finanza della nostra regione, possa fare veramente bene. Per gli avversari, chi sarà il candidato migliore? Ma si sta preparando D'Alfonso a Pescara, fa grandi riunioni, lui dice che si vuole presentare lui. Comunque sarà compito del partito a cui si richiama, e io ritengo che anche questo giovane che c'è oggi, il capogruppo del PD, potrebbe essere D'Alessandro un buon candidato. Legnini? Legnini sì, ha grandi capacità. Non credo che avrebbe l'appeal di una persona diversa come quello che ho detto io. Certo, se non avesse altri problemi e li risolvesse in tempo, il sindaco, l'ex sindaco di Pescara, ha una grande capacità di affabulazione, quindi non stiano tranquilli, perché lui dice che si candiderà comunque. Speriamo, io glielo auguro, ma non è molto reale quello che stiamo dicendo, insomma, ecco, perché le cose sono gravi e quindi non so come andrà a finire. Per quanto riguarda chi sarà, ritengo che non sia importante per l'Abruzzo chi sarà. La cosa importante è che cambiamo passo, che anche l'amministrazione che verrà alla regione possa dare un apporto diverso anche al problema che abbiamo noi, principe, che è quello della ricostruzione dell'Aquila. Certo. All'Aquila stiamo facendo cose che sono di per sé stesse gravi. Sono passati quasi 4 anni e noi abbiamo tutta l'Aquila in ginocchio, ancora immobile. Stiamo ancora combattendo per avere ancora di più competenze, capacità, ma qui non c'è chi sta lavorando e le cose stanno cambiando, se ne vanno i commissari, quelle che arrivano portano preoccupazioni e lacci e laccioli peggiori di quelli che c'erano prima. Qui dobbiamo, secondo me, stiamo affrontando il problema in maniera non adeguata e consona.
all'Aquila c'è una gravità di cose così elevata che c'è bisogno di un approccio rivoluzionario per affrontarlo. Qui c'è bisogno che tutti dimentichino, quando si pensa all'Aquila, di far parte di una formazione politica. Mm. Qui tutti quanti insieme dobbiamo metterci a lavorare per risolvere questo problema e chiamare anche quelli che possono portare filamenti di interessamento e di forze, chiamare tutti a spingere in un'unica direzione. Dovremmo andare alla ricostruzione senza casacca, senza steccati. Senza steccati. C'è una persona che parla insieme. C'è una persona che parla come lei, Giorgio De Matteis. Adesso però lui ha fatto la divisione come tutti quanti gli altri, ha fatto il suo dovere, però insomma ha fatto la divisione come tutti quanti gli altri. Io gli ho chiesto se posso contare sul suo impegno in questa direzione, lui mi ha detto di sì, che senz'altro è disponibile, ma me l'ha detto anche il sindaco, ho parlato con l'onorevole Lolli, è d'accordo anche lui. Poi quando si tratta però... Quando si va al voto, quando si va alla campagna elettorale, riemergono le separazioni. No, ma prima della campagna elettorale bisogna fare queste cose. Non possiamo perdere più tempo. Se c'è qualcuno che non è d'accordo, bisogna isolarlo per ora, farlo riflettere e poi riacchiappare anche lui. Non possiamo perdere più tempo, né possiamo perdere energie che si perdono. Con le cariole, con la protesta, noi abbiamo ucciso la possibilità di risolvere i problemi dell'Aquila rapidamente. Abbiamo pensato troppo alla protesta, abbiamo pensato alla polemica, abbiamo pensato a cose che non stanno né in cielo né in terra. Mentre si ha il morto in casa, si ha bisogno di raccogliere tutti quanti i sentimenti, certo. e tutto, per stare a fare quello che bisogna fare. Non c'è più spazio per essere divisi rispetto ad un problema così vitale come quello che abbiamo davanti. Quanto ci vorrà per rivedere un presidente della regione aquilano? Questa è una bella domanda. Ritengo che ci dovrebbe essere ancora una persona illuminata come fu Remo Gaspari, che scelse una persona di un'altra corrente politica. Mm-hmm. Allora la divisione fra le correnti, certo, era una cosa seria, profonda ed importante, e scelse me e gli dette tutta quanta la fiducia, e attorno a me si sedettero il Partito Comunista, i socialisti, tutte quante le forze politiche. L'unica forza all'opposizione rimase il Movimento Sociale, ma erano due consiglieri soltanto. Mm-hmm. Quindi 38 su 40 tutti quanti assieme per fare un salto di qualità. Il salto di qualità avvenne con un piano di programmazione economica condiviso da tutti, che realizzammo poi puntualmente, così per la ricerca scientifica, così per i parchi, così per il completamento dell'autostrada, per la statizzazione dell'università, per l'aeroporto di Pescara. Insomma, facemmo delle cose molto molto importanti. Per l'irrigazione della Valle Peligna, mm-hmm, avevamo fatto anche un piano per l'irrigazione di tutto il Fucino, che poi saltò. Certo. Dobbiamo tutti quanti insieme collaborare per la rinascita della nostra città, per lo sviluppo della nostra regione. Grazie.